La seconda giornata della visita del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è cominciata in prefettura per presiedere un vertice sulla cosiddetta Terra dei Fuochi, l'area tra le province di Napoli e Caserta, martoriata dai roghi di rifiuti tossici e da sversamenti illegali. Erano presenti all'incontro, oltre al prefetto Francesco Antonio Musolino, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il governatore della Campania Stefano Caldoro, sindaci, prefetti e presidenti delle province interessate. In prefettura sono arrivati anche il cardinale Sepe ed il parroco di Caivano, don Maurizio Patriciello, simbolo della battaglia per la bonifica dei siti inquinati. Qualcosa già sapeva, anche lui qualcosa non sapeva e... Ancora una volta ha ritirato le cartoline delle mamme, ha detto di dire alle mamme che è molto vicino a questa nostra sofferenza, a tutti quanti noi. Io ho chiesto, ho detto al Presidente che cosa mi aspettano in parrocchia adesso, che cosa gli dovrò dire, che cosa dovrò dire alle persone che mi aspettano. Lui ha detto il suo interessamento certamente ci sarà, ma il momento politico è quello che è, tutti quanti sappiamo quello che è, quindi però ha compreso bene che cosa... che i roghi, i tossici sono solamente una modalità di questo smaltimento e ci sta il problema dell'interramento, la maggior parte di questi rifiuti vengono dal nord, mentre invece i roghi tossici sono soprattutto gli scarti che bruciano i residui della nostra lavorazione e qua che facciamo il loco che in genere è fatto in regime di evasione fiscale, quindi è un problema molto grande. Insomma, qua ci dicono che nelle nostre zone c'è un aumento di leucemia dei bambini che è incredibile e io, per me la cosa grave è questa qua. Quindi non è solamente un disastro ambientale, per me è un vero e proprio dramma umanitario. Lui ha compreso questa parte veramente drammatica e gli ho detto però anche, Presidente, guardi, c'era tra le tante scritte, ieri ce n'era uno che mi ha fatto male, tanto male, c'era scritto così: la camorra ordina, lo Stato esegue. Lui ha chiuso gli occhi per dire veramente, dico, lei si rende conto della gravità di queste cose, no? La camorra ordina, lo Stato esegue. Questa deve essere un'impressione che noi non dobbiamo assolutamente dare alle persone. E allora bene facciamo a commemorare gli eroi morti, ma bene facciamo a guardare queste persone vive. Noi gli eroi non li vogliamo più, perché per ogni martire c'è un assassino. Noi non vogliamo né il martire, nemmeno l'assassino, vogliamo semplicemente le persone normali. È stato un incontro importante, noi abbiamo sottolineato da un lato la necessità di significative risorse economiche per poter affrontare questo tema. Noi nel nostro piccolo abbiamo messo risorse, stiamo bonificando i territori, ma se non ci sono altre risorse noi non ce la faremo a bonificarle tutte. Poi abbiamo chiesto un impegno economico anche per poter applicare impianti di videosorveglianza laddove si fanno le bonifiche. E poi impegno nostro invece procedere alle riqualificazioni di quei territori. Ma soprattutto la cosa credo più significativa che ho voluto fortemente sottolineare al Presidente, che la più grande, importante e imponente opera pubblica che si deve fare in Campania, a Napoli e nelle sue province è quello di dare risorse pubbliche per le bonifiche. Questo è un dovere che ha lo Stato nei confronti della Campania, nei confronti della nostra regione, per gli sversamenti criminali che sono stati fatti nel corso degli anni da ecomafie, imprenditori criminali, politici distratti o collusi. Questa è la grande opera pubblica che il governo deve fare, noi abbiamo diritto a queste risorse, ho chiesto al capo dello Stato di farsi portavoce di questa forte richiesta che viene dalla città di Napoli per tutta la, ovviamente non solo la città ma per tutta la regione.